Eccoci per un nuovo argomento di un'altra puntata che riguarda un po' il tema del trasferimento tecnologico. Vediamo un po' di dare una definizione corretta di questo tema, che leggo perché insomma da enciclopedia: trasferimento di informazioni, di conoscenza e di tecnologia dalla ricerca pubblica, enti pubblici di ricerca o università al mercato. Quindi vuol dire avere su un territorio delle realtà avanzate, come fra il resto anche sul nostro territorio, e molte imprese. Però spesso non c'è osmosi, cioè non c'è trasferimento di queste informazioni come fosse, diciamo, un imbuto e conoscenze nel mondo, diciamo, delle imprese, per vari motivi: diffidenza, a volte autoreferenzialità. Insomma, sono indubbiamente mondi difficili, ognuno lavora spesso per la sua strada, ma non con la connessione. Fare un buon trasferimento tecnologico vuol dire avere dei professionisti, delle persone esperte dei processi che li conoscono. E li diciamo, disseminano all'interno delle aziende, cioè fanno capire all'interno dell'azienda che un certo tipo di ricerca e un legame con un ente di ricerca potrebbe essere a loro utile. Indubbiamente non è facile, perché bisogna vincere parecchie diffidenze. Allora è importante, diciamo, la credibilità della persona, quindi sarebbe bene affiancare a questi trasferitori, tra virgolette, di tecnologia anche dei giovani laureati o laureandi, in modo tale che si possa creare, oltre che trasferimento di tecnologia, anche di know-how. Così l'imprenditore che riceve le informazioni dal mondo accademico avrebbe anche una propria risorsa interna da poter far crescere dal punto di vista, diciamo, della formazione. Queste operazioni non sono comunque, diciamo, abbastanza facili. Ma direi a questo punto, nel nostro tormentone, lei cosa ne pensa? Ma voi ciacerà, che mi lavoro.